Riccardo De Santis, numero 5 dell'MS, questo è il remake dell'intervista della prima giornata, arriva alla quinta giornata, questa bella vittoria, 5 è il numero che torna, diciamo, tra il tuo della maglia e quello della giornata, è quello effettivamente dei gol, sigla di in questa serata, abbiamo prima parlato con il mister, voleva concretezza sotto porta, avete rischiato di perderla questa alla fine con tanta grinta, anche un po' di fortuna, avete comunque sfruttato gli errori dell'avversario in lettura e alla fine arriva a quota 12 l'MS in questo girone. Come l'hai vista tu? Siamo partiti non bene, non abbiamo attaccato, non eravamo aggressivi sul pallone né sugli uomini e il primo tempo era giusto stare sotto, non stavamo in partita, l'abbiamo presa nemmeno sotto gamba, proprio con leggerezza. E nel secondo tempo ci siamo ripresi e abbiamo capito quello che dovevamo fare, abbiamo seguito di più i consigli del mister e andando più aggressivi abbiamo subito pareggiato, dopo 5 minuti abbiamo fatto 2 gol e da lì diciamo ci siamo anche un po' più sciolti e poi la partita è andata scorrendo un po' più facilmente, diciamo, ecco, nei binari che avete desiderato fin dall'inizio. Esatto. E comunque ora, quindi appunto, avete difeso questo secondo posto, accede direttamente ai quarti se non sbaglio, se non ho capito male, e quindi avete anche una settimana per recuperare, cosa che ovviamente non guasta. Sì, ora siamo arrivati secondi, vista la sconfitta che abbiamo subito un paio di giornate fa col Gap, però sicuramente ce la metteremo tutta per andare avanti, avremo una settimana in più per prepararci, per allenarci e per cercare di dare il massimo, quindi ci vedremo qui fra un paio di settimane, insomma. Comunque complimenti appunto sia per essere arrivati secondi nel girone, cosa ovviamente non scontata, non semplice, e poi per aver trovato anche questa bella vittoria di grinta, di testa e di squadra. Complimenti veramente. Grazie mille. Grazie mille, alla prossima. Grazie.